Allora, buonasera a tutti. Direi che possiamo iniziare questa serata. E voglio raccontarvi un po' come l'ho costruita. Mentre preparavo le slide, mi è venuto in mente di andare alla ricerca di qualche immagine in cui Psiche effettivamente fosse raffigurata in maniera gaia, sorridente. Quindi già capirete che il gaia si riferisce al sorridente. Un'immagine che ho trovato è questa, una rappresentazione di François Gérard che è Amore Psiche. E però, se guardate bene, diciamo, il volto di Psiche, renderete conto che non ha nulla di sorridente. Anzi, possiamo dire che è un volto inespressivo, ambiguo, misterioso, al limite, insomma, quasi del catatonico, ecco. Però possiamo anche dire che questa non è l'unica eccezione. In effetti non ho trovato una raffigurazione in cui il personaggio di Psiche fosse rappresentato in maniera sorridente. In genere è preoccupata, oppure ha sempre questo sguardo un po' assente, alcune volte è svenuta, raramente in estasi, ma sempre caratterizzata dal fatto che è abbastanza pesante come sguardo. In realtà, nel mito di Amore e Psiche, come dice la mia collega storica dell'arte, l'unico personaggio che è sempre rappresentato con una bella faccia gaia e sorridente è Eros. E il perché forse non ve lo devo spiegare. Comunque, questo per ritornare un po' alle origini di Psiche. Infatti, l'origine etimologica di Psiche, psiche in greco, in realtà non ha niente appunto di così pesante, di così catatonico, anzi, questo termine ha a che fare con la leggerezza, può essere tradotto come soffio oppure spirito, e alcune volte ha anche un significato interscambiabile con anima. Spesso e volentieri viene descritto anche a livello iconografico come una farfalla e quindi ha delle caratteristiche proprio di leggerezza e leggiadria. In realtà però se andiamo avanti con il tempo questo suffisso psichico, psiche, piano piano è andato ad agganciarsi a discipline quali appunto la psicologia, la psicanalisi e la psichiatria. E queste discipline sicuramente si occupano dello studio della mente, indagano il modo in cui noi ci comportiamo, ma in particolare si concentrano sullo studio e sull'indagine del malessere psichico. Quindi, da che in origine la psiche è legata a un senso di leggerezza, piano piano acquisisce una gravitas, una pesantezza. E questa cosa mi ha fatto molto pensare, soprattutto perché se noi pensiamo al modo in cui le persone vedono gli psicanalisti e gli psichiatri, come vengono descritti? Vengono descritti come strizzacervelli, alienisti, medici dei pazzi, quindi tutti termini che in realtà implicano un carattere fortemente avversivo. Insomma, non è che ispiriamo buon umore o tendiamo ad avvicinare le persone. È una mia esperienza personale questa. Quando mi capita di conoscere qualcuno di nuovo e mi chiede: "Ma tu che lavoro fai?" E io dico: "Sono una psicanalista." Le reazioni in genere sono due. Allora, o la persona in questione si mette seduta a tavolino e inizia a sciorinare incubi, psicopatologie del quotidiano, sintomi e segni, oppure fanno questo. Ah! Cioè, si alzano e se ne vanno direttamente, ecco, senza appello. Quindi questa cosa mi ha sempre fatto molto sorridere, ma è anche il motivo per cui a un certo punto ho deciso di andare a indagare quelli che potevano essere invece i lati positivi della psiche, proprio per un ritorno alle origini.
Per farvi capire però, come dire, il processo mentale che mi ha portato a questo, devo partire da un caso clinico. Un caso clinico che mi è stato affidato, ciao, nel 2007, quando collaboravo con un centro di salute mentale. Mi viene affidata questa giovane donna che in quel periodo era affetta da una depressione postpartum, e questa donna accusava tutta una serie di sintomi come appunto umore depresso, pensieri di morte, attacchi di panico in continuazione. E diciamo il motivo per cui questa donna era depressa era legata a una situazione familiare, soprattutto in relazione alla sua famiglia di origine. Inizio a lavorare con questa donna che per inciso già assumeva dei farmaci, e nel giro di un anno e mezzo, questa persona inizia a stare decisamente meglio. Inizia a stare meglio e quindi praticamente tutti i sintomi più pesanti che lei aveva spariscono. E questo è un grande successo per me. Però, nonostante diciamo il successo, l'ha in qualche modo l'ha esorto a continuare la psicoterapia, perché comunque il fine era anche quello di stabilizzare chiaramente i risultati che avevamo ottenuto. Però lei dopo un po' mi dice che insomma si sentiva soddisfatta così, che non voleva più andare avanti e quindi se ne va. Questa cosa personalmente mi colpisce molto, mi lascia con un senso di frustrazione, con un senso di incompiuto, perché ragionavo sul fatto che l'assenza di malattia mentale, cioè il fatto che questa persona non avesse più dei sintomi franchi, non era automaticamente indicativa rispetto alla sua capacità di esperire il benessere. E quindi io mi dicevo che avrei voluto fare qualcosa di più per aiutarla invece a vivere meglio a 360 gradi, però questo in quel momento non era possibile. Passa un po' di tempo e la vita mi rimette sulla strada questa donna, e questa volta me la rimette sulla strada di nuovo sempre con un aspetto depressivo, cioè questa donna aveva ripreso ad avere tutti questi sintomi di umore nero, di attacchi di panico, non riusciva più ad andare al lavoro, non riusciva più a gestire il figlio, e questa volta mi dico potrò forse riuscire a concludere quello che avevo iniziato precedentemente. La cosa che in questa seconda parte della terapia mi aveva colpito era che questa donna era assolutamente incapace di provare piacere, cioè tutto quello che lei faceva era essenzialmente impostato sul dovere, e c'era ovviamente una spiegazione, perché nella sua famiglia d'origine ogni manifestazione di leggerezza, di bellezza, di divertimento era assolutamente criticata, perché lei doveva solo essere performante, doveva solo fare ciò che serviva, ciò che era utile, e non ciò che la poteva far stare bene. Questa cosa ulteriormente mi ha fatto pensare, e proprio in quel periodo mi imbatto in questo aforismo di Schopenhauer che dice: alla natura sta a cuore solo la nostra esistenza, non il nostro benessere. Mi colpisce a tal punto che quando io vedo la parola natura, in realtà metto subito alla psicologia, sta a cuore solo la nostra esistenza e non il nostro benessere. Perché? Perché io in questo mi sentivo frustrata, cioè sentivo che spesso e volentieri sì, riuscivamo a eliminare del tutto i sintomi, però in che modo effettivamente poi la psicologia, la psichiatria, la psicanalisi riescono a favorire negli individui un benessere che non sia solo, diciamo, momentaneo, ma sia a 360 gradi e soprattutto durevole nel tempo. In quel periodo arrivano altri segni che mi mettono sempre sulla strada della felicità. Alcuni di voi sapranno che io gestisco la pagina Facebook del Centro Studi e inizio a mettere dei post che parlano appunto di felicità e che parlano di benessere. E alcuni utenti iniziano a rispondermi stizziti, dicendomi: ma insomma, in un momento di crisi, in un momento in cui l'Italia va a rotoli, noi non abbiamo il lavoro, stiamo male, tu ci vieni a parlare di felicità,
Cioè, questa cosa è totalmente fuori luogo. Questa cosa mi lascia un po' disorientata e io mi chiedo, ma quando è che la felicità è diventata una parolaccia? Perché non la possiamo più pronunciare? Ok, però questo sicuramente aveva un senso. Passa altro tempo e io scopro per caso che il Festival delle Scienze di Roma nel 2013 avrà come tema la felicità. E quindi dico, caspita, anche questo è un altro segno. Si sono riuniti una serie di economisti, scienziati, psicologi, filosofi, tutti intenti a discutere su quanta felicità c'è nel nostro mondo e su come poterla diffondere, anche e soprattutto non solo a quelli che hanno i mezzi, ma anche a chi questi mezzi non li ha. Tornando sempre alle mie riflessioni sul ruolo della psicologia, su quanto la psicologia promuove e aiuta il benessere, sono andata con la mente a questo bellissimo libro di James Hillman che è 100 anni di psicoterapia e il mondo va sempre peggio. Dunque, questo l'ho trovato anche qui, molto vero, perché ormai diciamo che la psicologia, le tecniche psicoterapiche sono diventate appannaggio di molti, sono culturalmente, scientificamente ormai accettate e validate, tanta gente ci va. Però è anche vero che il mondo non è migliorato, o apparentemente forse, non è migliorato nettamente. Hillman ci dà una spiegazione e lui dice: la psicoanalisi, anche la psicoterapia, ha fallito perché ha escluso dalla stanza dell'analisi il discorso del mondo. Cioè, che cosa dice lui? Lui dice che in realtà la psicoterapia ha incentrato i suoi sforzi nel, gioco di parole, rinforzo dell'ego degli individui, ok? E questo li ha resi in qualche modo sicuramente più forti, ma anche più centrati sui loro piccoli confini. Mentre Hillman suggerisce il fatto che noi dovremmo ritornare nella polis, cioè dovremmo tornare a essere in contatto, ad esempio, col discorso dell'ecologia, col discorso politico, ma anche, per esempio, riflettere su come noi impieghiamo il nostro tempo, su come passiamo le giornate, sulle idee a cui diamo e alle cose a cui diamo priorità piuttosto che altre. Un'altra cosa molto bella che c'è in questo libro è che lui dice che andare in analisi non significa guarire, ma ha a che fare con la capacità di fare perdita. Questa capacità di fare perdita anche mi aveva colpito moltissimo e lì mi chiedevo, ma che relazione c'è? Esiste una relazione effettivamente tra la capacità di fare perdita e la capacità di felicità, la possibilità di stare bene. Quindi continuo sempre con queste mie riflessioni e a un certo punto inizio a indagare sui padri della psicanalisi, inizio a leggere un sacco di letteratura e quello di cui mi rendo conto è che la parola felicità a noi analisti ci mette in imbarazzo, cioè è diventato qualcosa che non si può più dire. Perché? Perché parlare di felicità sembra essere diventato un discorso assolutamente infantile, irrealizzabile, qualcosa che ha a che vedere essenzialmente con l'emozione della felicità, quindi con quel vissuto emotivo di picco che ha un inizio e una durata ovviamente molto breve, che si ricorre nel corso di una vita e che però è una cosa assolutamente momentanea. Tuttavia riflettevo anche sul fatto che all'origine del discorso per esempio filosofico o all'origine del discorso della psicanalisi in realtà la parola felicità c'era e c'era molto. E ho pensato che un po' felicità e ipnosi avevano avuto un po' lo stesso destino. Perché? Perché anche all'inizio della psicoterapia, all'origine della possibilità di cura attraverso il dialogo, c'è che cosa? C'è un rapporto suggestivo, no? C'è un rapporto di transfer, c'è un rapporto di fiducia. Tutto il discorso di Mesmer, poi Breuer, Freud, il metodo catartico. E poi da un certo momento in poi
l'ipnosi viene completamente stromessa, viene assolutamente negata, e molti anni più tardi arriverà un americano, Milton Erickson, a recuperarla e a restituircela come invece uno strumento assolutamente importante e positivo. E ho pensato che la stessa cosa è avvenuta un po' per la felicità, cioè all'inizio del discorso appunto psicanalitico c'è la felicità, a un certo punto non se ne parla più perché è roba infantile da favolette dell'happy ending, e poi dopo un sacco di tempo arriva un altro americano che invece ne fa un discorso di successo. E ho pensato pure che gli americani riescono a riesumare quello che noi europei estromettiamo e a farne un brand poi di successo, quindi in questo sono bravissimi. In ogni caso, sono andata a cercarmi un po' di appunto letteratura e sono partita proprio dal padre, da Freud. E Freud parla della felicità in un saggio del 1929 che è proprio Il disagio della civiltà. E vediamo che cosa ci dice. La domanda circa lo scopo della vita umana è stata posta innumerevoli volte e non ha ancora mai trovato una risposta soddisfacente, forse non la consente nemmeno. Ci chiederemmo quindi meno ambiziosamente che cosa, attraverso il loro comportamento, gli uomini stessi ci facciano riconoscere come scopo e intenzione della loro vita, che cosa pretendono da essa, che cosa desiderino ottenere in essa. Sbagliare la risposta è quasi impossibile. Tendono alla felicità, vogliono diventare e rimanere felici. Questo desiderio ha due facce, una meta positiva e una negativa. Mira da un lato all'assenza del dolore e del dispiacere, dall'altro all'accoglimento di intensi sentimenti di piacere. Come si vede molto semplicemente, il programma del principio di piacere stabilisce lo scopo della vita. Questo principio domina l'operare dell'apparato psichico fin dall'inizio. Non può sussistere alcun dubbio sulla sua efficacia, eppure il suo programma è in conflitto con il mondo intero. È assolutamente irrealizzabile. Potremmo dire che nel piano della creazione non è incluso l'intento che l'uomo sia felice. Ora, qui vedete che da una parte Freud inserisce la felicità all'interno del suo discorso come scopo della vita dell'uomo, cioè l'uomo tende, vuole essere felice e vuole rimanere felice, però dall'altra parte ci disillude immediatamente dicendo che questo obiettivo è assolutamente irrealizzabile. Però se possiamo dire che Freud ha scoperto il lato distruttivo dell'essere umano, Jung invece ha scoperto sicuramente il lato creativo. E quindi a chi lo interrogava relativamente ai fattori fondamentali per la felicità interiore dell'uomo, Jung risponde così. Primo, una buona salute fisica e mentale. Secondo, delle buone relazioni personali ed intime, come un buon matrimonio, delle buone relazioni con i familiari e con gli amici. Terzo, la capacità di percepire e godere della bellezza dell'arte e della natura. Quarto, un livello di vita sufficiente e un lavoro soddisfacente. Quinto, un punto di vista filosofico o religioso che sia di sostegno nell'affrontare con successo le vicissitudini della vita. Ora, qualcuno dirà, ha scoperto l'acqua calda. Sì, siamo d'accordo. Però, diciamo che Jung chiaramente amplia il discorso e dice che una vita felice in realtà è una vita che include il dolore, che include la sofferenza, che include il fallimento. La include, però ne fa, diciamo, uno strumento di crescita. Oltre a questi due autori, chiaramente sono andata anche al nostro personale fondatore del centro studi, che è Aldo Caro Tenuto, che in un articolo del 1997 sulla felicità scrive: «La felicità non è misurabile sulla base dei beni posseduti e nemmeno sulla base dei beni personali, come la salute o la bellezza. Essa sembra piuttosto avere a che fare con il riconoscimento della propria unicità con altri esseri umani che amiamo e ci amano». Quindi tutte queste affermazioni mi spingevano comunque a continuare a ricercare un senso rispetto alla felicità,
Ma badate bene che quando io parlo di felicità, chiaramente parlo di un senso del benessere duraturo nel tempo, che sia non relegato essenzialmente alle emozioni positive, ma sia una capacità di vivere la vita in una maniera piena e sentita. Quindi, mentre continuo random le mie ricerche quotidiane, un giorno su YouTube mi imbatto in un video in cui c'era Martin Seligman. Martin Seligman è uno psicologo, psicoterapeuta, presidente dell'Associazione Americana Psicologi, e lui è famoso perché ha fatto una serie di ricerche sull'impotenza appresa. Però questa volta parlava di un'altra cosa, cioè parlava e illustrava proprio la disciplina della psicologia positiva. Che cos'è la psicologia positiva? È una disciplina che appunto nasce alla fine degli anni 90 in America per Seligman e i suoi collaboratori, ed ha come oggetto proprio la ricerca sul costrutto della felicità e del benessere. Non solo, lui si concentra sull'esplorazione delle emozioni positive per cercare di capire che funzione adattiva abbiano poi nella nostra economia psichica. Ma la cosa che poi mi aveva colpito molto favorevolmente era questo, cioè lui dice: non dobbiamo curare e occuparci solo della malattia mentale, quindi ritornando all'inizio del lato pesante della psiche, della gravitas, diciamo, ma dovremmo occuparci pure di quelli che da uno psicologo e da uno psichiatra non ci vanno, da quelli che sono supposti essere poi persone che stanno bene, che hanno già un buon livello di vita, ma che magari possono aumentare questo livello di benessere, possono stare meglio. E quindi lui inizia a fare una serie di ricerche e di progetti di prevenzione e di sviluppo del benessere, non solo per l'individuo, ma lui lavora anche con i gruppi e lavora anche con le società. Un altro aspetto secondo me molto importante è il fatto che questa psicologia positiva in realtà è una disciplina a cappello, perché si occupa appunto non solo ad esempio disagio mentale, ma in realtà si occupa soprattutto dell'educazione, per esempio nelle scuole, della psicologia del lavoro, dello sport, insomma ha svariati ambiti di applicazione. La psicologia positiva poi è un modo di comunicare in realtà, un po' come lo è l'ipnosi, cioè lui dice non è importante solo il contenuto di ciò che facciamo, ma soprattutto il modo in cui noi veicoliamo un certo messaggio. Ovviamente ci sono anche detrattori di questo punto di vista, cioè le persone che dicono ok, la psicologia positiva si occupa di felicità, felicità uguale buon umore, quindi la psicologia positiva si occupa del buon umore, dell'allegria, di tutte queste belle cose qua. In realtà non è così, e poi vi spiegherò il perché. La parte su cui Seligman punta molto e che a me personalmente invece è quella che interessa di meno è il fatto che lui definisce la sua disciplina una scienza, perché lui dice: io non parlo solo del costrutto di felicità e di benessere, ma io lo misuro, e lo misuro costruendo, facendo tutta una serie di ricerche, costruendo dei test, e dei test che poi a me servono per valutare certi livelli ed incrementare la possibilità per le persone di stare bene. In questa slide vedete il sito che ha costruito Martin Seligman, che è authentichappiness.org, ed è un sito molto interessante, innanzitutto perché lui ha confluito in questo sito tutte le ricerche, tutti gli strumenti, tutti i programmi che sta studiando, quindi è fruibile veramente da qualsiasi persona, è esposto in maniera molto chiara, quindi chiunque può entrare, basta solo registrarsi, non c'è bisogno di pagare nulla. E in questo sito troverete tutta una serie di test autosomministrabili che riguardano ad esempio la misurazione dei talenti personali,
il livello di stress, che misurano ad esempio quanta soddisfazione di vita abbiamo in quel momento specifico. Voi fate questo test direttamente sul sito e poi avete immediatamente il risultato. E questo risultato poi lo potete seguire nel tempo, perché rifacendo, diciamo, il test vedete se c'è stata un'evoluzione rispetto al punto di partenza. Quindi diciamo che tutto il lavoro che fa Seligman lo definisce scientifico, proprio perché è basato su questi strumenti. Un'altra cosa interessante è che chiaramente le misurazioni si strutturano in base a dei compiti specifici che lui dà, perché tutto il suo staff inventa degli esercizi, delle esperienze, e quindi le persone che visitano il sito sono chiamate, se vogliono, a partecipare sempre in maniera spontanea e gratuita. Dunque, vi stavo dicendo prima che in realtà i detrattori tendono a banalizzare questa disciplina, dicendo che si occupa del piacere, dell'umorismo, dell'allegria. In realtà le emozioni positive in questa prospettiva hanno in realtà un ruolo importante, ma anche marginale. Perché? Perché Seligman dice: l'emozione positiva è importante, è un elemento fortemente motivante per la nostra economia psichica, però in realtà è una forza conservatrice, cioè da sola non produce il cambiamento. Ciò che in realtà produce il cambiamento è l'interazione tra l'emozione positiva e altri due fattori che lui individua nel coinvolgimento e nel significato. Il coinvolgimento che cos'è? Il coinvolgimento è quel vissuto che noi sperimentiamo quando siamo fortemente interessati in una determinata attività. Potrebbe essere guardare un film, leggere, studiare o anche avere una relazione con qualcuno. Quando ci sentiamo coinvolti perdiamo il senso del tempo e quindi perdiamo anche una coscienza di noi stessi, entriamo in una dimensione che lui chiama flow, che chiama flusso. E lui sostiene che questo elemento è molto importante, anche se però, se ci pensiamo, non ha niente a che fare con le emozioni positive. Cioè, quando noi leggiamo, in realtà non proviamo direttamente emozioni positive. Una volta che abbiamo chiuso il libro, una volta che abbiamo riflettuto su quello che abbiamo fatto, che abbiamo di rimando un vissuto che poi ci accresce un significato e alimenta il nostro benessere. Il terzo fattore è il significato, e il significato invece è quell'esperienza che abbiamo quando trascendiamo la nostra individualità, cioè quando usciamo dai nostri confini esperienziali e facciamo riferimento ad esempio a valori religiosi, morali, filosofici. Questo perché è importante? Perché lui dice aggrapparsi a questi aspetti aumenta la nostra capacità di resilienza, quindi aumenta la nostra capacità di affrontare le avversità, perché facciamo riferimento a un sistema chiaramente più ampio. Questa però è la prima parte, è il primo tempo della sua teoria. Dopo un po' ha iniziato a pensare che il termine felicità, come poi effettivamente è, fosse ambiguo, fosse soggetto a troppe critiche, fosse soprattutto troppo legato alla dimensione dell'emozione positiva, e quindi amplia e modifica la prospettiva parlando dell'oggetto della disciplina positiva non più come felicità autentica, ma come benessere ottimale. Benessere ottimale che lui descrive anche come un fiorire, il cosiddetto flourishing. Come vedete, i tre costrutti di cui parlavamo prima, quindi emozioni positive, coinvolgimento e significato, sono sempre presenti. Però aggiunge altre due variabili, che sono la presenza di relazioni positive. Perché? Perché chiaramente questo implica la presenza di fiducia, l'attaccamento, un sentimento di calore, di protezione, e poi esperienze di riuscita,
Cioè, quando noi, per esempio, ci poniamo una sfida, cerchiamo di riuscire in questa sfida e quindi questa esperienza aumenta, ad esempio, la nostra autostima, aumenta le nostre capacità e aumenta anche il nostro senso di controllo, perché lui dice che anche avere, cioè la consapevolezza di avere un certo margine di controllo sulla nostra vita è un fattore chiaramente di benessere. Come dicevo prima, tutte queste variabili lui le studia indipendentemente l'una dall'altra. Le studia facendo appunto sempre una serie di test alle persone e poi attraverso dei compiti specifici per ogni variabile permette alle persone di aumentare appunto laddove ci sia una carenza. Ora chiaramente ci sono anche delle critiche a questo approccio e chiaramente non ve le ho volute risparmiare, non me le sono risparmiate soprattutto. Una tra tutte è quella di Wilson, che ha scritto questo libro che è Against Happiness, cioè contro la felicità. E Wilson che cosa dice? Dice questo: questa ossessione contemporanea per la felicità genera dei nevrotici insicuri che passano il tempo a chiedersi: sono davvero felice? Quanto lo sono? Posso esserlo di più? Alla fine tutto questo genera gente infelice. E effettivamente è anche così, è chiaro, cioè se noi vediamo la felicità come un fine, come una monade che in qualche modo dobbiamo ottenere tramite status, tramite soprattutto l'accumulare oggetti o esperienze, e sulla quale non abbiamo assolutamente il controllo, non la possiamo costruire perché arriva, va e se ne va, è chiaro che tutto questo diventa, come dire, fonte di stress e fonte di frustrazione. In realtà, come ci ha dimostrato Seligman, che poi è lo stesso identico discorso che fa Jung e che vi ho citato prima, la felicità, lui dice, è un costrutto, cioè è frutto di una conseguenza di tutta una serie di cose che noi facciamo e che ci portano poi indirettamente a esperire un benessere non solo nell'immediato, ma anche e soprattutto a lungo termine. Un'altra critica che mi è molto piaciuta è quella di uno psicanalista che è Miguel Benazayag, che ha scritto dei benissimi libri, per esempio L'epoca delle passioni tristi, e poi quest'altro libro in cui dice: abbiamo scommesso sulla società della felicità individuale e non siamo mai stati così tristi. Da Platone in avanti, felicità significa armonia, coincidenza con l'essere, superamento delle pulsioni immediate, dei calcoli. L'uomo conosce la felicità quando vive incluso nell'essere, legato insieme. Ne facciamo un fine assoluto quando è solo un accessorio. La leghiamo all'individuo quando è possibile solo attraverso la sua cancellazione. Siamo felici solo dimenticando un po' noi stessi. E questo mi riportava al discorso che vi facevo prima su Hillman, no? Quando dice andare in analisi non significa guarire, ma a che fare con la capacità di perdita, e al fatto che mi interrogavo sulla relazione tra felicità e perdita. Ma effettivamente è così, cioè quando noi stiamo bene, noi ad esempio perdiamo il senso del tempo, ci sentiamo fusi, ci sentiamo confusi con quello che ci circonda, accogliamo le novità senza troppa paura, senza troppa ansia, quindi effettivamente il benessere a lungo termine ha a che fare con questa capacità di perdita. Seligman addirittura la chiama flow, cioè flusso, perdita di coscienza, quindi pieno coinvolgimento. Benazayag appunto parla di dimenticare un po' noi stessi, quindi uscire dai nostri piccoli confini per ritornare nel mondo, no? Hillman parla di ritorno alla polis, parla del fatto che la stanza d'analisi ha dimenticato il mondo, e Jung effettivamente parla della stessa cosa, ne parla molto tempo prima, ma dice che il fine della vita è l'individuazione, quindi di un uomo non diviso sia interiormente ma anche esteriormente. Chiaramente il discorso sul benessere a lungo termine non può eliminare anche
l'aspetto pesante, no, della vita, cioè il fatto che comunque costruire la felicità è legato a fare delle esperienze che implicano impegno, fatica. Cioè, se io mi voglio laureare e voglio avere la soddisfazione di essere laureato, chiaramente questo implica fatica, implica impegno, dure ore di lavoro, insomma. Un altro aspetto, per esempio, è la capacità di stare nel presente, no? Perché se voi ci pensate, l'unica dimensione in cui noi realmente possiamo esperire felicità, esperire benessere, è quella presente, perché il passato è passato, il futuro non lo conosciamo. Un altro elemento importante è l'accettazione delle perdite, l'accettazione dei cambiamenti, no? Cioè il famoso vuoto fertile, cioè solo perdendo qualcosa posso pensare di introdurre qualcosa di nuovo, qualcosa che probabilmente sarà più adatto al nostro percorso. Quindi tutto questo, diciamo, continua ancora oggi a stimolarmi moltissimo. Addirittura pensavo allo smarrimento, no? Pensavo che quando stiamo bene ci smarriamo, siamo persi, siamo con la testa da un'altra parte. Però è anche vero che oggi noi non ci smarriamo più. Cioè abbiamo sempre il telefonino in mano, quindi qualsiasi cosa succeda io chiamo l'amico, chiamo la persona che amo, oppure se devo andare da qualche parte c'ho il TomTom, c'ho il navigatore e quindi so direttamente dove devo andare. Però lo smarrimento in realtà era ed è un aspetto importante della nostra vita, perché quando noi ci smarriamo dobbiamo per forza di cose attivare una serie di competenze, di potenzialità, di risorse che altrimenti non avremmo modo di vivere. Un'altra cosa interessante è la relazione tra fatica e felicità, che dice sempre Bena Sayag. Cioè lui dice: oggi cerchiamo di essere sempre felici senza faticare, cioè cerchiamo sempre di aggirare l'ostacolo, di arrivare dritti alla meta, senza comprendere che però se non c'è fatica, la felicità che possiamo ottenere è una felicità basata solo appunto sull'emozione positiva, quindi l'emozione del momento, ma che ha anche chiaramente una vita molto, molto breve. Però voglio tornare a raccontarvi della mia paziente. Ci eravamo fermati al fatto che ricominciamo il lavoro di psicoterapia, e io mi rendo conto che questa donna non era in grado di esperire il benessere. Quindi faccio tutto questo discorso che mi ha portato fino a qua e quindi decido di somministrarle alcuni esercizi di quelli che ha in qualche modo sperimentato e standardizzato Seligman. Chiaramente il punto di vista di Seligman è un punto di vista cognitivo-comportamentale, quindi basato sui compiti, basato sulle prescrizioni. Io per esempio ho un approccio psicodinamico, però devo dire che li ho integrati benissimo. E lui dice un'altra cosa, dice: io ho questi esercizi e questo modo di lavorare, però in realtà ciascuno psicoterapeuta può trovare con grande creatività e interesse il suo modo di proporre una via. Per esempio un altro modo potrebbe essere quello archetipico, cioè il lavoro sul mito, no? Il lavoro sul mito personale. Ad esempio io suggerisco film, oppure suggerisco dei libri da leggere e poi se ne discute. Insomma, poi ognuno si può assolutamente sbizzarrire, e credo che questa sia anche una parte molto interessante. Tornando alla mia paziente, che in quel momento era ancora fortemente depressa, con attacchi di panico in continuazione, le dico questo. Dico: senta, allora per una settimana lei deve scrivere 3 cose positive che le sono successe durante la giornata e deve anche scrivermi brevemente perché secondo lei sono successe. Ora, questa cosa l'aveva fortemente spiazzata, perché noi siamo abituati a lavorare sull'interpretazione, sui sogni, insomma c'è una modalità di lavoro diverso. E in quel momento lei mi ha anche chiesto: sì, ma che cosa devo scrivere? Mi faccia degli esempi. Però io sono rimasta sull'ambiguo, ho detto: guardi, scelga lei, trovi lei la strada e poi ne discutiamo la settimana prossima. Passa una settimana, questa persona ritorna e io quasi non la riconoscevo.
Cioè, c'aveva un sorriso bellissimo, si era truccata, stava stupendamente. Non solo stava benissimo fisicamente, ma il livello di ansia, il livello di sintomi che questa donna aveva si era fortemente abbassato, anche il tono dell'umore era migliorato. Iniziamo a lavorare su queste cose e emergono tutta una serie di ragionamenti che chiaramente servivano per arrivare ad altro, servivano per farla entrare in contatto forzatamente con una dimensione che lei da sola non sarebbe stata in grado di generare, ma neanche di pensare. Fatto questo esercizio, gliene do un altro. Gliene do un altro che è quello di elencare il che cosa la rende felice, che cosa la fa stare più che altro bene. E questo, è interessante perché in genere si chiede a una persona se è felice. Sei felice? Ma già questo genere di domanda in sé per sé getta nello sconforto totale, perché tu per rispondere a questa domanda ti devi astrarre dalla tua esperienza e quindi automaticamente non vivi più quell'emozione. Mentre se io ti chiedo che cosa ti rende felice, divido l'aspetto in vari settori, in variabili, che poi possiamo discutere per aumentare, capire quanto di quello che ti rende felice tu riesci a fare o non fare all'interno della tua vita. Un altro esercizio è stato una lettera di gratitudine e quindi le ho chiesto di scegliere una persona a cui manifestare affetto e riconoscenza. E lei inizialmente aveva scelto una persona, poi ci ha riflettuto e ha virato completamente da un'altra parte, anche qui in attesa, e la lettera che lei ha scritto è stata fondamentale perché ha riaperto tutta anche qui una parte della sua vita che era rimasta comunque congelata e che era rimasta un po' in stallo. L'ultimo esercizio è stato questo, cioè prima di andare a letto pensare a delle cose positive accadute durante la giornata. Ora, chiaramente, questa donna sta continuando, a venire in terapia da me. Gli esercizi, mi servivano per portarla, a prendere contatto con una certa dimensione. E devo dire che, le sue condizioni di vita in realtà non sono migliorate, anzi, sono peggiorate, ma le dimensioni contingenti, cioè quello che la circondano. Quello che però è migliorato notevolmente è il modo in cui lei affronta queste cose. Cioè, se in un certo momento della sua vita lei l'avrebbe affrontata con depressione, malessere e tutto quanto, adesso riesce ad affrontarle con uno spirito positivo e riesce a fare da sola anche questi esercizi. Un altro aspetto che è stato importante è stato il suo riavvicinamento alla religione, perché lei era molto religiosa, poi a un certo punto si era distaccata da questa cosa e poi spontaneamente è ritornata e mi ha detto di aver trovato molto giovamento, di essersi sentita molto aiutata appunto in momenti difficili della sua vita. Quindi quello che adesso io vi vorrei proporre come piccola conversazione è sapere da voi se avete personalmente dei rituali, degli esercizi, delle tecniche che utilizzate per stare meglio, per essere più felici o per aiutarvi nel momento in cui la vita è più dura, è più difficile. Quindi, in attesa di questa conversazione, voglio chiudere con uno psicologo positivo eccelso, che è Snoopy, il quale dice: dicono che le sofferenze migliorano l'uomo. Visti i risultati, proverei con la felicità. Grazie.